Gigino! Oh, fai! Che fai da sta parte? È la stessa domanda che tu potessi fare. Che fai tu da sta parte? Ehi, da qua vicino sta che ragazza. Ehi, sono venuto a tua figlia, ma che stai ragazza da parte dei baci. Ma non sapevi. Allora, dammi ste quattro ossa, mi. Ma che fai? Invece di darmi le quattro ossa, tu mi abbracci. Guarda che non so femmina. Ma va, ma che vuoi pensare? È un gesto di amicizia, di affetto. Ma sì, stai scherzando, ya. Allora, sono venuto a sto paese per tu, ma è da parecchio tempo, però non sapevi niente. Sono ti avvisai paura che ne farei, mi c'è perso un numero da voi, mamma mia, tu che non ti avuto, non sei problemi. Allora, sta fist, come sono sciolto? Voglio, che taggiareggi? Sono sciolto come sempre, amma mangiata, amma trabbiata, mamma mia. Voglio, ma poi non ce la fai. Non è più l'età di quando ero giovane, che c'è mala pizzeria di Bascia, di Leonardo, che ne mangiamo tutti e pure di più. E mi ricordo che c'è di sotto a mangiare qualcosa, un pollo, crepato nel forno, oppure qualche sera ci mi trovano a chi le piacevano farsi un bicchiere di più. Ah, ma mi ricordo, da de mattaione dei baci che c'era la frasca, che si mangiavano un formaggio ponte che i virme e chi le tracannava. Guagliò, ma guarda che uene, un formaggio. Sa come c'è zaccaia, come c'è nei baci, la chiarenza. E come, non mi ricordo. Però quando inchianavano le scale da, facevano tre gradini e poi c'è una rita a bacio che non ce la facevano anche a ma guarda, mi viene da ridere una scena, perché all'epoca la gente veramente era tutta naturale, non c'era quella cattiveria che usce, mamma mia, la trovo ogni angolo, una cattiveria, come mangiare pure a ruzzolano. Te stai tinta che sei qualche fusso, non buco la pioggia. Beh, che mi dicei di prima, Dana? Ma no, ma ricordo una scena, una sera, tu forse non c'era che noi. Era tarda sera che facemmo sempre un po' tardi, facemmo la commedia fra di noi, sai, in allegria. Verso mezzanotte, non c'erano retrane, ognuno al caso, e a Roma la chiazza due castiti e sentiamo la mandana non cristiana da un fusso, a chi facevano i fusso per mettere l'albero, poi su cristiana se ne era giù da baci e se la mandai, ma era un po' cambone. Io non sapevo se facevano questi cazzi, era fusa simbona, che avevano trovato un po' troli. Ma comunque, sentiamo questo cristiano, era la scuola. Maronna, e che è questo? Si era fatto male. Ma non sapevamo se era fatto male o no, perché non era facile attrarre fuori. Un buco era stretto, ora si era inchiudato niente. E avrei non capito che se muoveva se la mandai questo cristiano. E noi l'abbiamo detto, tu, compa, ma che sì, che ti hai fatto? Ecco, maronna, aiutatemi, e va bene, ma noi ti volevamo aiutare, aspetta. Ma mo vediamo di aiutarti, e in tuo frattempo gli è passata la pattuglia di carabinieri con la camionetta, e l'hanno fermata, mi ha detto, tu, guarda che te baci, sei un cristiano che è caro, si è fatto male. Muoveremo in qualche modo che mi fa per trarre la forma, come potremmo rimanere da. E loro con autorità sono sciolti da vicino. Chi è laggiù? E io se la mandai, ti ordino di dire chi sei laggiù. E io da sotto.
ha detto: ma vai, che sei? Noi siamo la forza. E io ti ho risposto: ma si vede che è ubriaco. E io sono la debolezza. Tratami sopra che non ce la faccio. Ma sono scattato tutto quanto arrivo, pure i carabinieri sono posti arrivo. Poi in 10 secondi l'hanno tratata fuori, povera Cristo. Per fortuna non si è fatto niente, ma era allustrata, bella, allustrata. E mentre chi lo voleva accompagnare la casa, con una volta. E che ha fatto? E strada facendo, quartieri a destra e a sinistra, cantando. Chi cosa so io che si ricordai, no? La gattina cecerina, dammi una mazzaretta che ti c'era in capo. Ma parola sui. Comunque i carabinieri hanno visto che non era tanta stabola, l'hanno pigliata, l'hanno portata alla casa loro, perché ma va che si facevi male. Ma come la ricordo queste storie della voce? Ma come fai a andare a ricordare certe scene? Voglio! Ma guarda, poi quando avremo arrivato da già raccontare la storia del Playboy di Venosa, un vecchiarito di 80 anni, caro me. Ma noi a me lo teniamo un po' di tempo, ma raccontalo mo. Ma raccontarla che sei, non è che è proprio facile. Girone, sempre senza fenomeno, perché sai, non è corretto. E beh, ma dimmi la mia orecchia, che cosa, ma lascia perdere, dai. Poi ti scappa che qualcuno che mi fa. A me fa lei te pochi parenti, lascia perdere, non è corretto. Tu posso raccontare la scena. E allora, sai che a Venosa partono tutti i postelli per scegliere i paesi vicini, sì, come non sai. Quando in genere tutti i servizi per fare commissione a Venosa, a Monna lo vuota tutto. Si hanno portato tutti questi servizi, l'hanno portato a destra e a sinistra. E la gente non sa manca che si da rivolgere per certe cose. E beh, racconto un fatto di che venivano a fare i servizi i cristiani. Eh sì, ma usai meglio di me, no? Chi venivano a Bascia per fare commissione e poi alla fine che ne fatta? E uno di questi personaggi sono rimasto praticamente, ero rimasto alla pira perché il pulmone se ne è sciolto. E io, questa persona, era una femmina poi, una bella femmina. E non sapeva come si arretrava. Non c'era nessuno che lo faceva un passaggio. E allora c'era questo vecchiarito d'Arziel, tutto bello aiutante. La mi chiamate, ma sei compa, vieni qua. E sta signora qua tiene un problema. Di Cersena alla casa, che mi fa? E dice, non è che la posso accompagnare con il cioccio fino al paese che ti c'è, se vuole. Ma facetemi la prego, no, ma se fregogli, se esce in un bar, poi vediamo, magari te la portiamo sta persona. E va buono, va buono. Ma però la posso, se è d'accordo, puoi dormire a casa. Poi quando è grammatica, che stai un polmo se ne vai, no? E per fare un favore, una bella femmina. Ma facetemelo, guarda, e mi ha detto, va la spiedda. Maronna mia, che bella femmina, voglio. Ma se ti sei sicuro che questo se ne ha un paese solo? Io me la sposassi subito, tanto sono vedovo da tantissimi anni. Vabbè, ma non fu offesa. Insomma, tu, noi non diciamo che tu sei disposto a ospitarla, e poi pure che ha fatto. E che ha fatto? Ci siamo dati l'appuntamento in orario. E noi, vedete che così era un cariunno, un latin lover che facevi tutti i ed. Alla fine mi ha detto, non può che si faccia mosa che erma, a fare sempre scherzo a destra e a sinistra, ma sempre con educazione. Però quella volta l'educazione c'è da farsi a benedice. Perché l'hanno fatta veramente sporca, sto povero Cristo. E che l'avete comprato? Girare me che non sta. Che bella, la stessa altezza di quella femmina. E insomma, era messa buona, biondina,
sbarbate. Insomma, aveva, diciamo, la fisionomia, non dico da femmina, ma aveva quella fisionomia gentile da bel ragazzo, che a me è nata maniera truccata, roba varia, con un vestito potevi passare per una bella femmina. Ma no, ma non mi sta a dire che l'avete fatto un scherzo a un vecchiarito, che invece di portarla alla femmina l'avete portato un maso. Guaglio, l'hanno fatta veramente. Quando a una certa ora a questo questo guaglione l'hanno fatta veste, che i panni scaura, nera, da femmina e robe varie. Beh, mi ha detto, mo c'hanno e speriamo che non facciamo commedia. Allora, se mi c'è dare alla casa di costa, mi tuzzolate. Corsi e facciata, ha visto sta femmina, che è il guaglione, camuffata la femmina, sa che poco tutto un bel cappello con una specie di pizzo davanti alla faccia, che non la potevi manca andare a conoscere, senza dire niente. Va bene, c'è di venire questa signora la faccia da sé, dorme qua, aspetta un momento, manca te la presentiamo. E vabbè, presentatemi, ma c'è di venire subito, perché poi è notte, ma c'è colpo. Cosa già tenei firma in capo sto vecchiarito, che sa che caspita volevi fare, e che ha fatto, ma mo sento la commedia. Allora, vabbè, mi ha detto, se vedi che tanta fretta, lasciamo perdere, noi diciamo, e tu fa quello che la persona per bene, cerca di comportarti buono, ehi, guarda che sono una persona seria, non faccio nessuna commedia. Allora, la domanda è questa, ma tu come ti chiami? E che la voce un po' effeminata, l'ha detto un uomo, però dice, guardi, io sono timido, l'ha detto, non vorrei che tu ti metti delle idee. E io, che idee te ne hai? Sì, mo sì, che idee. Allora, come ne hai iniziato, mi dice, che quella è trasauta? Ha scaffato su tu forretta alla porta, che quattro giri ti chiacchiava, alla maschiatore che era antica, che era una chiave era lunga mezzo metro e da c'è 3-4 girate tipo che era chiave che serratore della strada, ma ancora peggio, ma per carità. E allora noi non è che ne siamo sciolti, non siamo mascosi da una vanna, dopo un poco siamo sciolti assente, no? In silenzio. E allora questo qua si è in un attimo chiarito da quello che ci ha raccontato il compagno nostro, si è spugliato e si è involato in dulitto, si è luato male, si è luato i causaniti. Guaglio, si è riposto proprio bello in tenuta libera, proprio si è scialato, come fosse che io te sceglie un campo di nudista, no? Si era proprio messo come la mamma l'ha fatto. E sta persona qua, passata da femmina, facendo un poco la vergognosa, poi si è posto in dulitto e che ne ha comprato? Che ha comprato? Quello l'ha detto che buonanotte, però di non fare maialate, no? E allora io, sa, quando la carne è buona, l'appetito stai. E io, chiani, da un pizzo rolito, se c'è da hamburgiana la tua pizza rolita, non c'è questo compagno nostro vestito da femmina. E che l'ha fatto? Che l'ha fatto? L'ha mandato una mano. E quella ha detto, no, non fa così, se no mi usa, me ne ma no, io volessi solo a così, tu che senza fare niente. Ha detto, come era me? Ha detto, ma che amma pelosa, gattino. Maronna me! Ma non te la fai la ceretta, non te fai io. Dico, no, non mi faccio niente, l'ha detto guarda, io sono al naturale. Qua e là, e allora, da carza la gamba, a cominciare a toccare a destra e a sinistra. Fino a quando, si era veramente ingrafato, vecchiarito, gli ha mandato la mano, a non la chiamare. Poi gli ha trovato la sorpresa, a te che a Pasqua.
praticamente ha trovato che gli ha trovato, no? E gli è zumbato sopra talari. Ha detto, ma tu, che razza di femmina sei? Che ti ne stu starnese, mi zregà, maronna mi! Ma che è nu? È nu maglia! Ha appicciato la luce, ancora che la luce che si appicciavano con l'interruttore a perette che non c'era vicino un litro e si è posta a lucca. Quella amica nostra sta davvero, c'era intorno alla tavola perché voleva cercare di Enzo dalla porta, ancora ha pigliato una maglia da vicino a un focolare e lo voleva ingenare perché si era accorta che non era femmina ma era mascolo. E era sciolto, per fortuna aprì un forretto alla porta, se ne è scappato e corre un bicchierino della corsa in good. E noi a scattare tutto quanto e ci hanno giuriato come poco mon, carogne, vigliacchi e tutte le parolacce che ci ha detto. Mamma mia, ma che avete combinato? Ma sono scherzi che si fa? E ma una volta eravamo troppo allegri. E poi come c'è da fornire tu vicchierino? Che ancora me che non sta praticamente si c'è da cambiare, sennò qualcuno scambiava pure io due femmine. E capisci che qualche festa qualcuno pure un briaco non la facevi, eh? E allora, e poi quella femmina del bar, ma quella femmina del bar che un'amica nostra ha fatto favore, l'ha accompagnata la sera stessa al paese suo e è fornito della storia. Ma voi che avete fatto veramente una cazzata, ma quale cazzata, pure ieri siete divertuti. Poi a mente fresca ne siamo fatti una risata, ne abbiamo fatto una birra insieme. Ma per un po' di tempo gli è stata vergognosa, Enzo, poi abbiamo detto che non dicevamo niente a nessuno, ma poi alla fine qualcuno di noi, un po' caffettente, ha cominciato a raccontarla ancora, ancora croce, e poi alla fine è diventata una barzelletta la cosa. Voglio, sai che a Venosa a volte si facevano queste bravate nel ridere, scherzare, ma non abbiamo fatto niente di male. Cioè, tanta volta, forse era pure per rompere la monotonia del paese, la gente si divertiva poco. Ma quando stanno fatti. Beh, la prossima volta non mi avrei che tu me le raccontare, ma tutto in giro a Maschietta, non c'era Venosa, non l'hai fatta per tutto. Ste cazzate. Ma sì, ma io però sono capitato con una compagnia che erano più tranquilli, parlavano dello sport, o calcio qua, e noi invece pensavamo sempre andare a corteggiare le belle donne portando le serenate e facendo scherzi a destra e a sinistra. Vieta voi, avete passato una bella gioventù, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Mo' è bello ricordarsi, però chi di tempo non torna più, compa. Va buoni, abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma già, ti già ringraziato per queste storielle che mi hai raccontato, guarda. Oh, dammi un numero, che ne sentiamo. Sì, però non è che come diciamo mi chiamo suo, ma se ti ha già raccontato questo, un'altra volta può parlarmi, va bene. D'accordo, ya. Oh, ti saluto. Ti abbraccio, va. Oh, ma che ti hai mangiato? La bagna cauda? Maronna che odore d'aglio che fa. Ma sì, ma l'hanno smesciuto in un ristorante quando è stato Pasqua. E chi non l'hanno sembrato, tu te ne hai mangiato un mastello di bagna cauda, voglio. No, ma ho mangiato quello che si poteva, va buono, ya. Va bene. Ciao, 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 state buono. Ciao.